sento decisamente mano nella mano con le mie esperienze passate, con le immagini che ho di me stesso nei dischi precedenti. Però è vero che i tempi cambiano e noi viviamo in maniera molto presente quello che ci accade di fianco, e questo è un disco secondo me moderno, perché è un disco attuale, è un disco che si rifà come sempre alle colonne portanti di quello che secondo me è giusto ascoltare, in particolar modo il cantautorato anni 70, che è quello che ha fatto la storia della scrittura di canzoni di questo paese, però anche a quello che è la musica che oggi ci attraversa e che rappresenta magari un ascolto più passivo, come quello che noi facciamo anche distrattamente quando ci stiamo divertendo, quando andiamo a ballare, quando viviamo il nostro tempo. Logico, sì, è logico, ma è tutto quello che so. Per ogni domanda componi un verso, non siamo soli in questo universo. Logico, sì, è logico. Ogni album è una reazione a quello precedente, così avviene anche all'interno di un album stesso. Ogni canzone in qualche modo chiude un buco che stai cercando di riempire, e si forma un puzzle, una sorta di cruciverba gigante, e tu non sei contento finché non vedi che tutte le caselle sono state riempite. Quindi è un po' l'album che in qualche modo, mentre lo fai, ti chiede cosa serve. L'importante è cominciare bene. Io ho cominciato con Logico, ho scritto questa canzone come prima canzone dell'album, si sente anche dell'esplosività che ha questa canzone, che è la prima forse, e poi ho cercato di coprire tutto quello che in qualche modo mi stava attraversando in questo momento. È stato lo stesso album che mi ha chiesto di chiudere questo disco, quindi fondamentalmente penso che da oggi in avanti abbia vita propria. Spero che le persone che lo acquisteranno lo ascoltino dall'inizio fino alla fine, perché questo è ancora un album che si fa ascoltare dall'inizio fino alla fine. Non credo che basti un mio tweet o una stupidaggine detta in un'intervista magari a fare conoscenza di qualcosa. L'album è ancora qualcosa che permette di conoscere un artista. Il massimo da questo punto di vista è il live, che permette di scoprire veramente chi hai di fronte, ecco. Quasi mai a due come noi. La fiducia in se stessi è un argomento che mi è caro da un bel po' di tempo. Mia madre quando ero piccolo mi diceva sempre: ma chi ti credi di essere? E io non ho mai preso quella frase come un rimprovero, anzi mi sono sempre detto: hai ragione, ma io chi mi credo di essere? Cioè, è una domanda che mi sono posto fin da piccolo. Credo che il karma, cioè il destino, in qualche modo venga molto aiutato dalla sensazione che hai su te stesso. 34 anni, la mia, è un'età in cui accadono cose, ti viene quasi chiesto di scegliere chi essere. E quindi tanti cadono, tanti sbagliano, tanti vincono, tanti fanno le cose giuste. È un'età in cui i tuoi genitori iniziano ad avere un'età e non puoi inevitabilmente fare a meno di pensare a quando non c'erano più. Quindi si crea un meccanismo pieno di sentimenti e pieno anche di logica, perché sono riflessioni, e logico è una parola che deriva dal greco ed è logos, che significa pensiero, significa riflessione sulle cose. E quindi credo che questo album sia un buon mix fra una riflessione sui sentimenti e quello che in qualche modo è vivere tutti i giorni, lasciarsi andare. Gregusa ha una musicalità che io adoro in questo momento, perché ha un po' sdoganato un certo tipo di musica, un certo utilizzo dell'elettronica sulle quali ero un po' restio qualche anno fa, ma tutto questo disco mi è servito per fare un passo dentro me stesso. Lasciamo perdere che io sto parlando di un marchio di vodka della quale non me ne importa un fico secco, ma la vodka è proprio una cosa buona da bere con moderazione. Io la consiglio con un lime spremuto dentro e solo ghiaccio, è buonissima. Amare è una cosa vera. In questo album invece mi sono lasciato andare completamente e non ho seguito nessun riferimento preciso. Sapevo solo che volevo che fosse sia un disco che intrattiene, perché io sono un cantautore ma sono anche un intrattenitore, cioè ho il dovere di divertire le persone. E allo stesso tempo però volevo riempirlo di contenuti attuali, e quindi questo album rappresenta un passo per la mia carriera sicuramente. Non voglio dire migliore o peggiore, però sicuramente un passo verso una direzione e non il restare fermi, che è una cosa che odio, perché odio perdere tempo, è una cosa che mi porto dietro da quando sono piccolino, quindi anche oggi che sono più grande in quello che faccio cerco di non perdere tempo. Logico, sì, è logico. Ciao Televisionet, è stato un piacere stare con voi oggi e
vi mando un bacio, a prestissimo, ci vediamo in tour a ottobre.